non si sente bene. Non si sente, scusa per la mano. No, non è acceso. No, è acceso. No, è acceso. No, c'è la nuova. Spero che si faccia sentire. Eccolo, arriva. Voglio ringraziare innanzitutto per l'invito la società di guidatoria che mi ha invitato per tenere questa relazione. E poi voglio ringraziare anche per aver scelto questa sede per tenere anche questo conto, questa giornata di studio su questo tema, che è un tema molto molto ampio e vasto, e le problematiche sono anche molto diverse rispetto a quelle che si riscontrano negli altri periodi. E abbiamo visto che nella relazione che ci sono state questa mattina e anche oggi pomeriggio, le tematiche e la discussione però poi abbiamo dovuto interrompere, perché ovviamente gli argomenti sono talmente tanti che lo spazio che abbiamo dedicato è effettivamente è stato molto, però si poteva fare anche richiedere molto. Il mio intervento riguarda la qualità del latte, i fattori che influenzano la qualità del latte sappiamo che sono numerosi e hanno un effetto a livello sostanzialmente a livello digestivo, endocrino metabolico e a livello poi anche mammario, quindi di sintesi mammaria e quindi di disponibilità di nutrienti poi in maniera specifica a livello di sintesi mammaria, e questo il caso comunque degli effetti che hanno visto diretti e indiretti. E comunque vedremo che per il latte, come abbiamo visto per altri aspetti soprattutto di tipo metabolico, la situazione, le risposte in termini di caratteristiche del latte spesso sono inattese rispetto a quello che sono le variazioni in alcuni aspetti metabolici o anche nelle stesse caratteristiche del latte, che mostrano delle relazioni tra di loro abbastanza diverse rispetto a quella che è la situazione più usuale di tale neutralità. Parto da qui. Il primo aspetto che può essere, non dico di disturbo, però che bisogna tenere presente per interpretare e valutare bene e correttamente le caratteristiche dell'arte in termini di composizione, poi di caratteristiche anche caseali, soprattutto di composizione, è l'effetto sulla quantità del latte, che è legato appunto al caldo, al fatto periodo. E qui in questa diapositiva, i nostri lavori del Piacentino, abbiamo evidenziato che in funzione della stagione di parto abbiamo un effetto importante sulla produzione di latte, ovviamente in estate le situazioni sono quelle più problematiche. Questo è legato in parte a quella che è la minore ingestione, però come ha fatto adesso risalto stamattina Bernabuzzi, solamente il 50% spiega questo caso di produzione. E comunque noi abbiamo anche visto che l'effetto del caldo sulla produzione di latte è più marcato nella fase centrale della lattazione rispetto alla fase un po' più iniziale della lattazione, dove nella fase centrale abbiamo comunque una elevata ingestione e i nutrienti che sono distribuiti dalla mammella derivano esclusivamente da quelle che sono le ingestioni alimentari. Invece durante una fase più iniziale abbiamo anche il ricorso alle riserve, e quindi questo può ridurre il calore prodotto a parità di produzione. Un discorso a parte comunque è quello della fase di transizione, dove sicuramente lì c'è una situazione molto più problematica del periodo caldo. Il livello produttivo, questa è una conferma, la stagione di parto ma anche la stagione di nascita che influenza poi il livello produttivo, e poi le differenze in termini di livello produttivo con la stagione di parto si riflettono poi sui titoli in grasso e proteine, e qui lo racconto uno di nuovo perché i titoli in grasso e proteine sono influenzati dalla stagione di parto, e la stagione estiva è quella più problematica, dove abbiamo dei titoli più bassi in partenza, poi però si mantengono su livelli più elevati perché c'è la migliore produzione. Quindi i dati vanno sempre visti in funzione anche dell'effetto del caldo sulla produzione di latte. Primipare e pluripare,
le differenze sono piccole e l'andamento è molto molto simile. Anche questo stagione di parto, effetto sul grasso, sulle proteine, non c'è nulla di nuovo. Sul grasso, un lavoro recente degli amici di Viterbo mostra che col THI abbiamo una situazione, una relazione con il teore grasso del latte. Qui sono dati della Lombardia di 7 anni, quindi molti dati, e questo include l'effetto fotoperiodo e l'effetto temperatura, perché sappiamo che il grasso e le proteine iniziano a diminuire verso la fine dell'inverno e raggiungono il minimo nel periodo estivo. Nostri dati qualche anno fa, nel Piacentino, questi sono, i titoli grasso proteine raggiungono il minimo, lo aveva visto più all'inizio dell'estate piuttosto che nella fase avanzata dell'estate, perché durante l'estate poi abbiamo l'effetto sulla produzione che fa continui di titoli, anzi c'è un tendenziale aumento. E l'entità della variazione è abbastanza in linea con quello che abbiamo visto prima, questa mattina, da Alessia Tondo. Ma al di là di questo, che sono cose penso molto note, possiamo dire che il grasso non sempre, comunque quando c'è caldo, diminuisce, e questo è legato alla fase di lattazione, all'entità dello stress a carico, della temperatura, della lunghezza in cui l'animale è esposto al caldo, della modalità con cui viene esposto al caldo, se è un'esposizione più o meno rapida, e quindi l'animale ha modo di adattarsi. Quindi anche questo è abbastanza noto. Meno note sono le variazioni invece sugli acidi grassi. Qui ci sono i primi lavori ancora del 65 di Bianca, dove comunque aveva evidenziato una diminuzione degli acidi grassi a corta catena come proporzione e un aumento della proporzione di acidi grassi a lunga catena. Dati confermati poi andando ad osservare le variazioni che ci sono nel rapporto tra acidi grassi a corta catena e lunga catena nelle stagioni. Comunque in molti di questi lavori ovviamente c'è l'effetto del fotoperiodo, c'è l'effetto dell'alimentazione che può variare, quindi ci sono molti effetti che si possono rapportare. Anche dell'effetto dall'alimentazione, dalla passatura della razione, quindi molti effetti che si possono rapportare. Anche in questo lavoro più recente ha mostrato delle variazioni come acidi grassi, una riduzione di quelli a corta catena e un aumento in proporzione di quelli a lunga catena. E un lavoro più specifico invece sul caldo è stato condotto un po' di anni fa dagli amici di Viterbo, dove ha messo in evidenza la quantità di acidi grassi, quindi grammi per giorno, in animali esposti al caldo in condizioni controllate e sperimentali. Qui si è visto che gli acidi grassi a corta catena diminuiscono anche quelli a media catena, mentre quelli a lunga catena la diminuzione è praticamente quasi nulla. E questo è legato all'effetto, uno degli effetti che ci può essere è l'effetto del caldo sulle sintesi a livello normale. Recenti lavori hanno mostrato che c'è una down regulation dei geni, quindi della sintesi di acidi grassi a livello ormonale. Infatti sappiamo che gli acidi grassi fino a C10 sono di esclusiva sintesi mammaria, da C12 a C16 sono in parte di sintesi mammaria e in parte vengono captati dal sangue, e oltre C16 sono esclusivamente captati dal sangue e ormai non è in grado di formare questi acidi grassi a così lunga catena. Anche quelle a lunga catena, comunque, in estate la situazione non è favorevole all'incorporazione di acidi grassi, captazione e incorporazione di acidi grassi nella mammella. Perché abbiamo visto prima che, nonostante l'animale mangi poco, ci sia un deficit energetico negativo, in EFA non aumenta. Cosa che invece avviene quando riduciamo l'apporto di alimenti e gli animali vanno in deficit energetico, ma non sono in stress da carico. Anche noi abbiamo visto i nostri lavori in EFA, in estate, non aumentano, anzi tendono a diminuire. Il colesterolo
quindi indice glicoproteine presenti nel sangue in estate diminuisce e quindi anche questo influenza poi la disponibilità di acidi grassi per la mammella di origine ematica e quindi poi le sintesi a livello mammario. Comunque, essendoci una variazione di acidi grassi dove la proporzione di quelle a corta catena diminuisce mentre quelle a lunga catena tende ad aumentare, l'effetto maggiore è sulle sintesi mammarie e quindi sono quelle che si riducono maggiormente. Qui un altro lavoro come acidi grassi saturi e insaturi, anche se qui c'è l'effetto della stagione, del pascolo, gli acidi grassi insaturi nel periodo estivo tendono ad essere più elevati rispetto a quelli del periodo invernale. Però da questo punto di vista non ci sono dati sempre concordanti a dimostrare proprio che i fattori possono essere diversi e poi influenzano in maniera diversa la risposta degli animali. Infatti alcuni hanno notato invece che in estate aumentano quelli saturi quando gli stress a caldo, scusate, aumentano quelli saturi e si riducono quelli insaturi. Anche semi in animali esposti alla radiazione solare aumentano quelli saturi e si riducono quelli monopolinsaturi e in questo lavoro si è visto che sono quelli C12, C14, C16 quelli che aumentano maggiormente. Carlos ha osservato che c'è un effetto del caldo imputabile forse anche al pascolo, perché questo è ormai al pascolo, nel periodo estivo, dove il livello di delta valore desaturato dove il livello del terzo del sottobase era più elevato. Sull'affioramento, quindi la composizione di acidi grassi nel latte e l'affioramento, sull'affioramento abbiamo visto che nonostante in estate, in caso di ci siano più problemi di affioramento, abbiamo visto che l'affioramento controllato in laboratorio su campioni individuali, abbiamo visto l'affioramento più elevato quando aumenta il THD. Questo può essere spiegabile dal fatto che abbiamo più acidi grassi a lunga catena, C18, C18-1, che avrebbe un effetto favorevole sull'affioramento. E questo si è visto, ad esempio, col GH, si è visto un miglioramento dell'affioramento, con la grassatura si è visto un miglioramento dell'affioramento, e quindi questo potrebbe spiegare questa differenza. Però abbiamo fatto anche delle osservazioni che nel periodo caldo, ad esempio, alcune attività enzimatiche del latte, come ad esempio la GO, è più alta nel periodo caldo. Questo potrebbe influenzare negativamente l'affioramento, perché abbiamo osservato che la GO nel latte più elevata potrebbe essere un indice di una presenza maggiore di citoplasma nei globuli di grasso. Perché quando c'è la secrezione del latte, il globulo di grasso viene avvolto dalla membrana apicale e si può intrappolare una quantità di citoplasma maggiore o minore e quindi modificare la densità del globulo di grasso. Infatti abbiamo visto che negli animali dove il livello di GO, questi sono dati non pubblicati, dove il livello di GO per grammo di grasso è più elevato, abbiamo un affioramento meno buono, mentre dove il livello di grasso di GO per grammo di grasso è più basso, abbiamo un affioramento migliore. E quindi in estate questo potrebbe essere un fattore negativo che incide sull'affioramento. Sulle proteine, anche qui il lavoro di Bertocchi mostra l'effetto del fotoperiodo del THI, sono cose note. L'indice di caseina in un lavoro di Schumer ha mostrato una riduzione nel periodo caldo, anche questo magari è abbastanza noto, così come le proteine. Comunque un nostro lavoro svolto insieme ai colleghi di Viterbo, abbiamo visto in condizioni di stress da caldo abbastanza importanti con diverse ondate di calore, abbiamo visto una riduzione anche noi dell'indice di caseina, però abbiamo fatto anche dei controlli poi a livello delle frazioni caseiniche, dove qui ci sono veramente pochi lavori. Abbiamo visto che nel periodo caldo, in generale, tutte le frazioni caseiniche diminuiscono
ad eccezione della gamma caseina, questo come caseine per litro di latte. Quindi l'alfa S caseina diminuisce al pari di tutte le altre caseine ad eccezione della gamma. Questa però diminuisce di più delle altre. Infatti abbiamo una riduzione con valori più bassi nel periodo estivo. Qui lavori recenti hanno mostrato che c'è un effetto proprio diretto del caldo sull'espressione e sull'mRNA a livello mammario, proprio sull'alfa S1, alfa S2, qui sono un po' di dati magari non tutti controllati, però in generale un effetto negativo sulle sintesi proprio a livello mammario. Questo può essere quindi un effetto, un fattore, una spiegazione. Un'altra spiegazione che può contribuire a questa differenza può essere anche il fatto che l'alfa S caseina è quella più fosforilata, la fosforilazione richiede la presenza di ATP e di energia, quindi, e nel periodo caldo abbiamo una situazione di bilancio energetico più problematico e spesso negativo. E quindi anche questo può essere qui più un effetto diretto, però può contribuire alla riduzione dell'alfa S caseina sia come valore, ma soprattutto una diminuzione maggiore rispetto a quello che è il calo delle altre proteine caseine. Noi abbiamo visto che in estate col caldo, nonostante talvolta le proteine non si riducono, addirittura qui sono aumentate, però il fosforo e il calcio in generale diminuiscono. Questo come si può spiegare? Si può spiegare, può valorare un po' quello che ho confermato, quello che abbiamo visto con l'alfa S caseina, perché il fosforo e il calcio presenti nel latte sono in larga misura associate, presenti nelle micelle di caseina, sia come fosforo organico, calcio organico, sia come fosfato di calcio. E questo, ovviamente, se i valori si riducono a pari tenore di proteine, può essere frutto del minore indice di caseina, ma anche della minore proporzione di alfa S caseina, che noi in questi lavori non avevamo controllato. Beta caseina. Anche la beta caseina si riduce in estate come grammi litro, viceversa la riduzione come proporzione sulla caseina totale non è significativa, anche se comunque c'è. Alcuni lo spiegano, anche noi concordiamo, con un effetto diretto sulle sintesi, quindi una riduzione a livello mammario di sintesi di beta caseina, ma sicuramente anche legata all'aumento dell'attività del plasminogeno, quindi poi la soluzione della plasmina e quindi poi l'idrolisi della beta caseina. Infatti in un lavoro abbastanza recente di Sila Nicole si è visto che lo stress da caldo, quindi al di là dei problemi mammari, di problemi di cellule somatiche elevate o di situazioni di non buon stato sanitario della mammella, si aumenta l'attivatore del plasminogeno. Qui ho fatto una prova in animali in condizioni di raffrescamento, in condizioni di raffrescamento ma esposte al sole oppure in condizioni più gravi, e qui aumenta l'attivatore del plasminogeno, si riduce il plasminogeno, aumenta la plasmina e quindi aumenta l'idrolisi della beta caseina e quindi poi il rapporto plasminogeno-plasmina è minore. Questo produce un frammento, che è il frammento 1,28 della beta caseina, che avrebbe poi un effetto di inibizione, bloccherebbe il canale del potassio sulla membrana apicale, avrebbe un effetto di inibizione poi sulla secrezione del latte. E qualcuno lo propone anche come metodo, come sistema, come sfruttare questa opportunità per ridurre i problemi di messa in asciutto degli animali, per appunto influire sulla riduzione della quantità di latte per poter asciugare più facilmente gli animali. Questo potrebbe riflettersi però secondo me in maniera molto limitata anche sui valori di potassio, di sodio e cloro. Comunque in estate in generale si osserva un aumento spesso del cloro, qui non sempre, comunque talvolta c'è, un aumento del sodio,
spesso non uso della torta, come vedremo qualcosina dopo, mentre il potassio tende a diminuire. E comunque sappiamo che questi minerali, questo ioni osmoticamente attivi presenti nel latte, sono mediati, almeno quando la cellula mammaria è in condizioni normali, non in problemi di alterazioni, sono mediati dalla cellula. Invece quando abbiamo, come spesso accade in estate, dove abbiamo un aumento di cellule somatiche, ci può essere anche uno scambio più diretto attraverso le funzioni cellulari di sodio e cloro col potassio e lattosio, quindi di sodio e cloro che sono più elevati nel sangue vanno verso il latte e il contrario succede per il potassio e il lattosio. La gamma caseina è l'unica frazione delle caseine che aumenta sia come valore assoluto sia come valore in percentuale della caseina è la gamma caseina. Questa è più alta in estate perché è frutto appunto dell'idrolisi della beta caseina che è diminuita probabilmente sia per l'effetto di inibizione diretta del caldo sulle sintesi a livello mammario ma anche per l'effetto della maggiore idrolisi. La K caseina, ecco, la K caseina invece ha un andamento abbastanza, potremmo dire, inatteso, perché sappiamo che in estate, poi vedremo, in estate la coagulazione peggiora tantissimo, sappiamo che la K caseina è molto importante per la coagulazione, tuttavia in estate abbiamo visto che la K caseina diminuisce non significativamente, però in maniera debolmente significativa quando espressa su, come grammi litro. Viceversa, se andiamo a vedere in percento della caseina totale, questa aumenta perché diminuiscono altre frazioni, quindi questo poi alla fine un po' si concentra. E sappiamo che la coagulazione con l'alfa S, la K caseina, il rapporto con l'alfa S1 caseina è molto importante per la coagulazione, quindi in estate è una situazione abbastanza particolare che il latte coagula poco, ma non perché c'è K-caseina. Sieroproteine in estate diminuiscono come valore totale, però un percento delle proteine aumenta perché cala l'indice di caseina. Ha un altro dato non facile da spiegare, altro lato albumina. Qualcun altro ha osservato quello che abbiamo osservato noi, l'alfa-lattoalbumina in estate è un po' più elevata. Questo può essere un accordo magari con le variazioni di insulina, ma non con quelle di GH, quindi questo dato non è facilmente spiegabile con le conoscenze che abbiamo, con quello che abbiamo visto nei nostri lavori. La beta-lattoglobulina diminuisce al pari delle altre proteine, qui sono espresse grammi litro, qui sono espresse sulle proteine del siero come anche l'alfa-lattoglobulina espressa sulla proteina del siero come sulla proteina totale e questa diminuisce però diminuisce di più rispetto a quello che è il calo dell'alfa-lattoalbumina quindi un po' si diminuisce come concentrazione. Proteine del siero, la proteina del siero non di sintesi mammaria, la BSA, quindi le seroalbumine, aumentano e questo è legato alla maggiore permeabilità mammaria, quindi il passaggio più diretto di queste proteine dal sangue al latte. Cellule somatiche, lattosio, vi ho già detto molto, possiamo dire che le cellule somatiche, questo lavoro è un po' una costante, in tutti i periodi estivi c'è un aumento. Noi abbiamo visto a livello di enzimi la lattato deidrogenasi che nel periodo estivo è più elevata e questo è un indice correlato molto con il tenore, con il contenuto di cellule somatiche nel latte, però potrebbe essere più un indice poi dello stato sanitario della mamma, non così specifica come la nagasi, però anche questo si può considerare un indice di questo tipo. In estate abbiamo valori più elevati. Qui c'è una cosa già stata vedere prima, le piante delle cellule stagionali. Tra gli enzimi che abbiamo controllato noi, uno degli enzimi che invece ha un comportamento differente, non aumenta in estate, è la gamma GT. La gamma GT nel periodo estivo invece
tende ad essere più bassa. Qui fornire spiegazioni certe non ci sono, comunque la grammatite sappiamo che l'enzima implicato nel trasporto degli aminoacidi, quindi potrebbe esserci qualche relazione di questo tipo, però sappiamo che la grammatite comunque quando ci sono problemi di cellule somatiche tendono ad aumentare, quindi la cosa non è così chiara, però comunque in estate abbiamo visto una diminuzione in più di un'occasione in questi dati. Il punto crioscopico sappiamo che nel periodo estivo peggiora, soprattutto nella longitudine del pomeriggio, soprattutto quando ci sono alterazioni nei primi caldi, poi magari si ripristina la situazione come ha mostrato il lavoro di qualche anno fa Bertoni. E poi l'acidità sappiamo che peggiora nel periodo estivo, sappiamo che l'acidità quasi per i 4/5 è legata alla caseina e al fosforo, quindi le relazioni che abbiamo visto prima spiegano molto bene, o comunque in larga misura, il peggioramento dell'acidità. La coagulazione, dalla mia esperienza, ho visto che è il parametro più sensibile al caldo, in estate il latte coagula subito male, non coagula affatto quando la temperatura si alza anche in maniera non eccessiva. La relazione con il pH è molto alta, l'effetto su diverse fasi di lattazione, quindi anche questo è un altro fattore, quelle che producono meno chiaramente sono meno suscettibili, quindi mi risentono meno. Con il nostro lavoro che abbiamo fatto recentemente siamo riusciti a separare attraverso l'analisi delle componenti principali il latte del periodo estivo, invernale e primaverile, e questa separazione è spiegata oltre che dalle differenze come proteine e come caseine, come residuo secco magro, molto anche dalla frazione proteica, in particolare dalla gamma caseina e dalla DSA. Quindi la coagulazione peggiora per tanti motivi legati all'acidità e al pH, ma non per il problema della cappa caseina, perché in estate la cappa caseina dovrebbe essere più favorevole perché abbiamo un livello più elevato, almeno come proporzione, non come valore assoluto, ma come proporzione civile. La resa poi alla fine certamente è influenzata perché in estate, questa è un po' la conseguenza, in estate abbiamo meno latte e resa più bassa, perché ovviamente se ci sono meno proteine, meno caseine, la coagulazione più scarsa, la resa è più bassa. Quindi come conclusioni molto, molto stringate possiamo dire che nel periodo caldo tutti i parametri importanti soprattutto per la caseificazione peggiorano, abbiamo dei comportamenti che sono alcuni attesi però altri sono inattesi e richiedono ulteriori ricerche per essere meglio spiegati, però comunque con i nostri lavori hanno contribuito un pochino a capire meglio e interpretare meglio le variazioni che ci sono in estate, che sono comunque molto importanti, abbiamo visto alcune, certamente non tutte, però ho cercato di sottolineare quelle che sono un po' le cose su cui stiamo lavorando, dove ci sono delle conoscenze.